L'altro giorno al mercato rionale, litigando per dei cipollotti, 24 robuste massaie si menavano a suon di cazzotti. Salta fuori la pulla stressata, che già aveva già le madonne, e si butta alla disperata per fermar quel casino di donne. È un'usanza un po' primitiva, ma se c'è in ogni parte del mondo da menare quell'indivisa, tutti quanti si mettono d'accordo. Reazione un po' esagerata, rivoltandosi come dei gatti, le massaie si danno un'occhiata, poi si scagliano sui piedi piatti. A guardare sta banda di pirla che stavano perdendo la guerra, io me li immaginavo già in fila, belli freschi laggiù sottoterra. Dal balcone con le mie grida incitavo contro i pulè, le megere gendarmicide, forza donne, i pipalè. Una parte decisa e sicura, e ad un triste appuntato gli fa dire: abbasso legge questura, l'anarchia trionferà. Poi c'è un'altra che brucia le tappe e si infila la testa di uno fra le sue gigantesche chiappe, lì così non respira nessuno. La più grassa via il reggipetto, roteando busto e bacino, manganella colpi di tette, chi per caso le passa vicino. Ecco cadono, cadono a terra, una vera e propria ecatombe, sembra d'essere in tempo di guerra, vanno giù come sotto le bombe. Alla fine della battaglia, non contente di avergliele date, come ultima rappresaglia, le massaie ancora incazzate, ritornando alle loro cipolle, quelle furie vache indecenza, gli volevan tagliare le balle, per fortuna eran già senza, gli volevan tagliare le balle, per fortuna eran già senza.